Eccoci qui, signori. Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore di residenza, Emirati Arabi Uniti. Fatemi recuperare il caricatelefono, immancabile di ogni live, nostro amico e salvatore della batteria. Eccoci qua, signori. Chiacchierata serale informale, sciolta. Mi sono appena allenato in palestra. È arrivato il trabicolo. Che ha il pec deck, il pectoral machine, la lat machine, solo che stiamo istruendo la nostra maid a passare le carrucole, che sono un po' ingrippate perché è nuovo, con dell'olio d'oliva Bertolli. Perciò pubblicità occulta, ottimo olio, e poi scorrerà molto bene, le carrucole scorreranno molto bene. Quindi mi sono abbastanza pompato, adesso non so se si vede, oggi sono riuscito finalmente a rifare il petto, dorso, braccette, tra 3 mesi sono un animale. Eccoci qua, signori, appropinquatevi, venite a me, fratelli, fedeli, proseliti, eccetera. Come andiamo? Tutto a posto? Stiamo facendo business? Problema, è un problema fare business, lo sapevate? Sapevate che fare business è un problema? Quindi oggi ci facciamo una chiacchierata, sicuramente che serve in questa industria confusa completamente, e vi faccio capire certe cose che tanto voi non capirete, perché 2 anni e qualche mese che io continuo a blaterare, voi non mi ascoltate, intervalli regolari, poi succedono dei problemi e non è che io c'entro con questi problemi, ok? Ci sono problemi vostri. Allora, signori, olio per macchina, l'olio per macchina, e io quello d'oliva c'ho, non ce l'ho quello per macchina. Ho pensato dirlo, ma sono felice di essere un babbuino. Hai visto, Peppe? Non è che scherziamo qua. Noi abbiamo solo la qualità più alta, e la qualità più alta si paga e si nomina babbuini, mentre cazzo sono nomi interessanti. Allora, signori, il business. Dovete capire che il mercato non è il mercato rionale, ok? Non è il mercato dove voi andate a comprare le patate, ma il mercato della domanda e dell'offerta corregge sempre, in tutte le circostanze, le illusioni, quelle che in inglese si chiamano delusions, right? Ok, delusions. Ok, non iniziate a scrivere, per favore, fatemi fare la conversazione, perché dovete, andiamo bene, dove dovete commentare. Ok, il mercato corregge sempre le illusioni. Oggi mi sono babbuinizzato, grande. Manca 8 giorni o qualcosa di simile alla... non ho corsi sulle affiliazioni, Robo, non mi dispiace, hai sbagliato persona, quindi se per favore esci dal mio live, non vendo corsi sulle affiliazioni, non ci occupiamo di questo. Vediamo se divento una babbuina, domani la call, grande, sicuramente Lucia, ed è più grave, perché diventare una babbuina, sai quanti sono diventati babbuini? Ma non si può dire, il fatto è che te ne vanterai. Io te lo dico prima che acquisti, cioè non massima trasparenza, dico live, cioè testimoni, eccetera, proprio te ne vanterai. Allora, ragazzi, il mercato corregge sempre, corregge sempre le illusioni. Questo che cosa vuol dire? Ogni qualvolta voi trovate dei metodi di guadagno, ok, dei metodi per guadagnare, per incassare, che siano truffaldini, ok, veloci, ciao Cristian, tutto bene tu? Veloci. Poca fatica, non so cosa tu abbia preso, e non, puoi andare che sto parlando di cose serie, poi mandami quanto guadagni, per favore. Forse ti riferisci ad Affiliate Marketing Revolution, te lo dico perché non ti è piaciuto, perché non hai trovato il modulo sulle campagne dirette acquisto, ma hai trovato un corso sulla strategia. E non riesco neanche a comunicarti perché tu abbia torto, io ho ragione, ma se sei sintonizzato con l'industria di questa di questi giorni, magari, e anche dei prossimi mesi, una soluzione la troverai. Il live peraltro si sta riferendo a quello, quindi un minimo di sale in zucca. Allora, scusate che elimino i commenti perché le persone sono più stupide. Allora, ragazzi, ogni qualvolta voi cercate, come fa Romolo Oremolo, come cazzo si chiama, un metodo di guadagno automatico, veloce,
dove c'è una disproporzione oggettiva tra quello che voi offrite e quello che vi entra in cassa, ogni qualvolta vi sentite, questo lo spiega John De Martini in un'intervista che verrà poi rilasciata, ogni volta che voi sentite di prendere più di quello che date, si crea una disproporzione tra il giusto e l'ingiusto, ok? Quindi diventate altruisti in quel caso lì perché volete in media ridare indietro quello che avete preso, volete ridare il mal tolto. Ogni volta che prendete meno di quello che date, ok, invece diventate narcisisti e volete ottenere di più. Questo per dirvi che c'è un bilanciamento nel mercato. Ogni qualvolta questo bilanciamento non c'è, scoppia in patatrac. Quindi a tutti noi è capitato, capita o capiterà di essere in situazioni dove guadagniamo, guadagneremo in un modo che inconsciamente noi percepiamo come non troppo giusto. Io sono dell'idea che tutti quanti sappiano quando truffano oppure fanno le cose male o quando è effettivamente troppo facile quello che stanno facendo. Una delle domande che mi viene rivolta molto spesso è come superare la sindrome dell'impostore. E sarebbe carino cominciare, non essendo magari un impostore, ok? Perché purtroppo è una cosa che io vedo ed è una cosa che ciclicamente poi viene assorbita, diciamo, dal mercato. Ci sono persone, personaggi così, che credono che ciò che fanno durerà per sempre, ok? E non è così. Nel momento in cui voi guadagnate in un modo che non offre un valore reale al mercato, voi vi dovete preoccupare. Ora, il problema di questa cosa qua è che si crea un meccanismo di tipo psicologico, che è il seguente, che voi inconsciamente sapete che questa cosa qua è vera, ma entrate in negazione, ok? Che cos'è la negazione? La negazione e la razionalizzazione sono amiche. E cioè è quando voi inconsciamente avete il tarlo dell'inconscio, ma ve la spiegate. Ve la spiegate, no, ma in realtà perché il valore c'è, perché... Ok, benissimo. Il problema dello spiegarsela è che lo spiegarsela ha un tempo, ok? Cioè se uno se la spiega per un mese, per due mesi, tre mesi, a me va anche bene. Se uno se la spiega per anni, prima o poi capita il patatrac. Quindi il mio è un invito a capire voi che tipo di business avete, che cosa volete fare nelle vostre vite, capire il short term versus long term e capire che in definitiva se voi volete avere un minimo di prosperità economica senza dovervi preoccupare eccessivamente, che avrete altri problemi per le quote di mercato eccetera, ma eccessivamente della vostra coscienza eccetera eccetera, è semplicemente quello che ci sia un fair exchange, cioè uno scambio vero, non che ve la raccontate ragazzi, perché molti di voi se la raccontano, ok? Io ho fatto consulenza a persone che se la raccontano, gli ho detto guarda che te la stai raccontando, io ti avviso, no ma in realtà perché, gli ho detto guarda per me, cazzo, è a Riccione, live, io ripeto, dico delle cose, sì, ma che chi era Riccione? Io avete assistito a delle, alcune persone, hanno fatto delle domande che io live ho dovuto dire, no, guarda che non si può, no ma in realtà non è in realtà. Ok, quindi nel momento in cui non c'è uno scambio di valore per soldi e chi vi dà i soldi non percepisce che gli stiate dando il valore, è problematico. Quindi una delle cose è state guadagnando troppo facilmente in un modo che vi fa sentire in colpa, dovete analizzare. Prima ho già spiegato che da un punto di vista strategico tutto ciò che è facile è attaccabile. Ok, la soglia d'ingresso se è bassa è un problema. Ok, se la soglia di ingresso è bassa è un cazzo di problema, perché più la soglia è bassa ovviamente più persone ci sono, più la soglia è alta, avevo già fatto questo live, questo video mi sembra 2 anni fa all'inizio, dove avevo spiegato un po' la piramide della difficoltà e anche la piramide dei soldi, i soldi sono facendo le cose difficili man mano che vai su sulla piramide e vi avevo fatto quel video, non so se ancora ci sia, adesso sia parte del corso online marketing per mentecatti. Peraltro vi ricordo che avete ancora 8 giorni per comprare il corso info marketing per babbuini, quali voi anelate ad essere, al posto di rimanere gazzelline, adesso parliamo anche delle gazzelline, con tutti i bonus del lancio, quindi andate su infomarketingperbabbuini.com e purificatevi. Anche il settore info marketing, voglio dire, voi
Vendete consulenze di dubbia efficacia, a un prezzo pompato, risultati zero, ma avete trovato il modo di posizionarvi, eccetera, piuttosto che i corsi? Vendiamo un corso per un qualcosa che non è, per esempio, comunissimo in questo mercato di tutti, perché ovviamente avete capito quello che avete capito del posizionamento, cioè assolutamente niente. Ho dovuto fare un cazzo di intero modulo spiegare delle robe ovvie nel corso Info Marketing per babù, che ovvie non sono, non per niente, le persone sono scioccate quando fanno i testimoni, addirittura a certi sembrano drogati o insonnolì, perché erano lì, giusto, cioè hanno preso perché hanno detto cazzo dammi le informazioni, perché se andiamo là fuori lasciamo perdere. È problematico, state facendo un sacco di soldi con un corso? Siete nei casini, ma come nei casini? Casini, perché questo corso è di ottima qualità, questo corso ha un ecosistema vero, ragazzi. No, la parola ecosistema usata la cazzo. Attorno c'è un sottostante, c'è una polpa, sono solo semplicemente delle puttanate. Sono solo semplicemente delle puttanate, ok? E la cosa viene brigiata a un certo punto dal mercato, cioè il mercato si muove in qualche modo e butta fuori tutti questi personaggi. Quindi, questo è il mio consiglio strategico di oggi, al posto di raccontarvela, perché purtroppo il problema della vita è che ce la raccontiamo tutti. Io me la racconto e tu te la racconti, l'altro se lo racconta, tutti che ce la raccontiamo, però ci deve essere una fine al racconto. Vi faccio un esempio. Cioè, quando mio papà era terminale col cancro, in casa mio papà viveva da solo, ok, giusto, mamma, papà, noi vivevamo con, io vivevo già all'estero, ma sono tornato per aiutare. Ce la raccontavamo, no? Eravamo lì, cioè, sì, magari si riprende, normale, te la racconti, poi dopo un anno, 2 mesi è morto, non te la racconti più, cioè, va bene, per gestire il dolore, e io ero quello che me la raccontava se la raccontava di meno, ma io sono così di mio, perché mi piace, sono molto terra a terra, va bene, ma ci deve essere una data. Quindi analizzate ciò che state facendo, si sta muovendo un prodotto o un servizio di valore, e questo valore è un valore sostenibile nel mercato? Cioè, vi faccio un esempio: se io vi faccio un corso, io sono nell'ambiente dei corsi, vi cito i corsi, dove spiego come produrre la cocaina e fare il narcos, probabilmente me lo comprano anche in tanti, ma è legale, va bene, cioè è sostenibile che io insegni questa cosa? Secondo me no, quindi è un problema, è un assoluto problema. Questo è in tutte, no, le nicchie, cioè se io vendo dei vestiti che fanno schifo e baso tutte le mie robe attorno a vendere dei vestiti che fanno schifo, e io però mi spiego di no, ma perché in realtà è il valore, perché è il positioning, eccetera, eccetera, a un certo punto succederà qualcosa che io vi chiudo l'azienda, o i clienti incazzati mi fanno la class action, eccetera, eccetera, e la cosa, se il mercato percepisce uno scambio di valore iniquo per troppo tempo, okay, non una volta, non un cliente su mille, non è quello, ok? Ma se la maggior parte dei clienti che comprano da voi percepiscono le vostre informazioni, i vostri prodotti, le vostre cose come inique, il mercato vi butta fuori. Ora, questa roba qua, direte, cosa c'entra con voi? C'entra, perché voi come state guadagnando? In ultima analisi, se voi non vi fate il culo e state guadagnando tanto spesso in modo abbondante e voi non lavorate, vuol dire anche che voi pensate, ok? E gli altri applicano a livello tecnico. Il mio lavoro, per esempio, è pensare, ho delegato più o meno tutto anche nella mia vita, ho un assistente, ho una maid, ho il team della Big Look, eccetera, eccetera. Ma è una realtà che si muove, che è sempre in evoluzione, ma non in evoluzione perché adesso tutti diranno che è tutto sempre in evoluzione. Io devo stare attento mentre parlo, ma perché è così? Ok? Se non lo è un problema. Vabbè, io non dico niente. Avete capito la romanzina, signori? Fatemi vedere quali frivolezze state dicendo. Ecco, andate su infomarketingperbabuini.com. Infomarketingperbabuini.com è un corso di assoluto rilievo con le nuove strategie per chi vende informazioni,
done for you o è libero professionista. Per nuove informazioni non si intende informazioni riciclate che vi dico che sono nuove, anche perché il signorino ha attualmente nel database poco più di 18.000 lead. Questi 18.000 lead sono quelli che hanno riempito la sala Riccione 3.000 euro a persona e che fanno milioni di euro, ok, milioni con la I, all'anno. Abbiamo molte persone che comprano continuamente da noi, quindi se riciclassimo le informazioni, vendessimo merda, all'undicesimo corso qualcuno se ne sarebbe accorto, giusto così. Ciao, ciao, come andiamo? Tutto a posto? Domande su questo argomento, signori? Non vi davvero, se guadagnate, c'è un proverbio che ripete sempre Dave Ramsey, che proviene dalla Bibbia, che è He who hastens to be rich will not go unpunished. Quello che prova a barare nel diventare ricco non rimarrà impunito. Quindi, capitela. Io oggi sto facendo questo live e vi sto spiegando questi concetti. Chissà perché. Vabbè. Domande? All'inizio, quando parti, ti puoi sentire non all'altezza del mercato. Questo assolutamente, che è il motivo per cui molte persone che invece dovrebbero, per esempio, alzare i prezzi, hanno dei prezzi che non vanno bene, potrebbero guadagnare molto di più. Tutto a posto, Domenico. Puoi salutare Ilaria, che è una tua grande fan. Grazie. Ciao, Ilaria. Grazie di essere una mia grande fan. Adesso però è, mi raccomando, il corsettino Info Marketing per Babuini, 1200 cuccuzze, inviamele che io investo in borsa e ce n'ho di bisogno. Se partissi da zero con le tue conoscenze, sapendo sia l'inglese che l'italiano, terresti il mercato English o italiano, nel tuo business intendo. E io sono... Ho fatto business lì, ma allora con queste competenze adesso, così oggi se ti devo dire quello inglese. Vabbè, niente, vuoi essere bannato, testa di cazzo, demente di merda. Scusate che ho bannato Romolo. Ho un business ad ingresso abbastanza facile, ma sono a 1.000 al giorno sponsorizzato. Diventa automaticamente ad ingresso alto? Assolutamente no. Se il business è facile e basta solo scalare delle campagne, oppure basta solo schiacciare un bottone, non lo so, non so in che business sei, non è che la barriera si riduce, la barriera d'ingresso non si riduce, che poi tu mi dica che puoi scalare, penso per esempio, mi vengono in mente, per me sono magari Libretti o anche Amazon FBA, hanno delle barriere d'ingresso basse. Poi tu mi dici: no, ma io ho una struttura che pompa fuori 10 libretti al giorno. Questo è un altro discorso, ma la barriera d'ingresso non è che la modifichi, infatti si chiama ingresso. Meglio partire con il prezzo dei competitors oppure meno per testare il servizio. Puoi partire. Allora, non bisogna apprezzare i propri prodotti guardando i competitors, anche perché fanno mediamente tutti la fame, specie in certi settori, penso per esempio ai negozi fisici o qualcosa del genere. Non conviene mai iniziare troppo alti, però è un discorso un po' più complesso che va un po' oltre un live fatto così. Un ragazzo di 19 anni dovrebbe andare prima di trasferirsi a Dubai, pensavo a Londra, ma non so quanto convenga negli UK dal punto di vista delle tasse e per il costo della vita in generale Londra. Ma io non mi preoccuperei delle tasse, mi preoccuperei dell'esperienza. Londra è costosissima, per carità, però vivi modestamente a Londra, non vai a fare il viveur. Londra è, per esempio, per gli affitti una delle città più costose del mondo, sicuramente più costosa di Dubai. Adesso la stiamo facendo, la pisce donna sta ottenendo i preventivi, hanno finito gli altri lavori e mi devono solo portare una panca a me e un'altra cosa, e in casa hanno finito tutto, sono arrivati gli ombrelloni, le sdraio nel giardino, adesso stiamo facendo la piscina 5x5. Prossimo algoritmo di Facebook, oltre con la tazza bianca in idromassaggio.
Se dico ricchezza, qual è la prima persona che ti viene in mente? Boh, mi autovengo in mente. Quali progetti hai per il mercato US, video corsi o software? Possibile lancio di pregiudizio visto che hai messo un opt-in in inglese su YouTube? Quella l'abbiamo messa giusto così. Non credo. Sì, no, corsi. Ma allora, in realtà software è una cosa a cui stavo pensando. Non è sbagliata la tua domanda. Non è sbagliata. Ci stavo pensando, però non so. Inizia in Italia, facciamo 60k al giorno. Bene. Ottimamente. Margini. Resterei mai ad un infobiz dove formatore e mascherato. Ma magari sì. Sono fuori tema, ma mi sento pronta per monetizzare VTA e candidarmi. Corso potentissimo. Candidati. Mi daresti un consiglio su quale business online concentrarsi per cominciare? Ce ne sono talmente tanti. La vendita di informazioni e servizi è un qualunque business che ti dia delle skills trasferibili reali di online marketing. Perché quelle sono le uniche cose che non ti possono portare via. Perché la piattaforma te la portano via. Il prodotto, se non è tuo, te lo portano via. L'unica cosa che no, e tu non sapresti cosa fare, che non ti possono portare via, sono le reali competenze di online marketing. Ti faccio un esempio. Quando è collassata Mobi, che era una roba molto automatica, molto facile, moltissime persone che facevano Mobi non si sono più riprese perché non avevano skill trasferibili. Molti dicevano, ah, perché io guido traffico, ma come? Io i Facebook Ads mando le persone agli eventi e poi monetizzo, eccetera. E adesso questi qua dove sono? I lead che prendi dopo la campagna crowdfunding, come li ritieni, dato che il prodotto viene scontato? Voglio dire che l'offerta è qui, anche il prezzo è molto più basso del solito. Come si può gestire un prezzo high ticket per avere già lead di valore su quale portare avanti l'azienda? I lead che prendi dopo la campagna crowdfunding. Non ho capito la domanda. Più specifico perché non ha molto senso. Cioè, tu fai una campagna di crowdfunding per finanziare cosa, con che condizioni per cui partecipa al crowdfunding e poi cosa gli dovresti vendere? Non ho capito. Quindi c'è il corso Info Marketing per Babbuini proprio adesso, che ti darà un sacco di informazioni interessanti. Se avete delle domande, chiamate il nostro numero verde 800 303 666, 24 ore su 24. Una domanda, immagino che sia stupida, ma è possibile applicare il VTA all'interno del SMMA con chiamate in outbound? Allora, innanzitutto, Davide, ti prego, outbound è con la O, outbound. Ok? Certo. Perché, scusa, se tu hai un'agenzia, perché non dovresti chiamare i lead che hai preso monetizzandoli al telefono per vendere i servizi della tua social media marketing agency? Per quale motivo ti dovrebbe essere precluso? Sono quasi pronto per entrare. Passo a Babbuino, grazie per tutti i tuoi insegnamenti. Grande, grande Matteo. Come faresti tu per creare un marchio di moda che valga qualcosa? In un live, te lo dico in 2 secondi, certo. Ciao Big, le informazioni del webinar di Dave D si possono applicare ad un funnel mini corso per vendere un corso per imparare le lingue? Yes. Katanga mi sta entrando nel sangue. Siamo i fuffaguru dopo 3 secondi che sgamo i fuffaguru dopo 3 secondi che parlano. Big, sei l'esempio vivente di valore pieno, no fuffa. Grazie. Prego Leo, ci proviamo. Hai detto tu Ariccione che se spendi un K al giorno il competitor deve entrare più alto per farti concorrenza. Noi facciamo 60K al giorno in edilizia Italia con ottimi margini, ma l'ingresso di concorrenti è a basso costo e non sono tranquillo. Allora, una cosa è lo scale up, cioè sono argomenti diversi. La soglia d'ingresso è un discorso, ci sono anche tematiche. Di scale up, ci sono business dove c'è uno scale up limitato, ci sono business dove è molto facile entrare, ma è difficile fare lo scale up. Ti faccio un esempio: nei business dove tu hai un periodo di incubazione di mesi o di anni,
Se tu sei riuscito a scalarlo, sei abbastanza al sicuro perché gli altri dovrebbero spendere oggi ma incassare tra un anno. Perciò non tutti i business sono uguali. E ovviamente il fatto di poter spendere di più dei competitors è quello che è una delle cose che ti fa vincere. Ma qualunque cosa che sia che tutti possano entrare e romperti il cazzo è un problema. Farete un'app per Katanga. Lorenzo, quando troviamo qualcuno che sia in grado di farcela con piacere, che tutti parlano e poi non sono in grado di fare un cazzo. La ritrosia, vendere per paura di deludere i clienti, a colorare la realtà, chi è troppo sincero può essere un buon venditore. Mediamente no, perché molte volte la sincerità viene scambiata per appunto ritrosia alle vendite e non sono due cose uguali. Cioè non mentire è una cosa. Vergognarsi di spingere su un prezzo alto e di monetizzare. Molte persone pensano che stanno impoverendo gli altri e non è così nel momento in cui gli dai il valore che vogliono. Perciò sono su due cose diverse e vanno. Voglio vendere info marketing nel Medio Oriente, hai consigli? Io voglio vendere info marketing. Allora, l'info marketing non si vende, innanzitutto. Nel Medio Oriente hai consigli da darmi? Sì, costano poco i leads. Ciao B, partito da zero, diventato mentecatto 2.0 e babbuino in un colpo solo, Gabriele Drago, venditore d'assalto, grande, 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 grande Mirko. Pensi del webinar in Evergreen? Vedo che sta prendendo piede anche in Italia. È già da un po' che c'è il webinar in Evergreen. In Italia va bene il webinar in Evergreen. Se vendete una cosa che va venduta in Evergreen e non è una cosa che, per esempio, andrebbe aperta o chiusa, oppure lanciata, oppure offertata, oppure tenuta nel back-end. Per informazioni maggiori, info marketing per babbuini. Perché non tutto deve essere spinto in Evergreen. Perché certi personaggi non capiscono che l'info marketing non è per tutti, anche dopo che gli è stato consigliato da te, l'esperto del tuo evento, sono di coccio. Se. Grazie a risposta, Babbuini è un corso pazzesco. Il webinar di Dave D fa paura, mi ha aperto la mente. Dico, mai la scelta di vendere a 1200 a tutti e non 1200 solo a chi ha già Katanga? Allora, 1200 a tutti, non solo due a chi ha Katanga. Perché sarebbe economicamente sbagliato. Sarebbe economicamente sbagliato. Invece, questo è un corso che deve uscire per tutti. Vendere corsi solo agli acquirenti che si hanno già crea un ovvio strozzamento. A volte va bene, ma continuare incestuosamente, cioè bisogna anche avere nuovi clienti, nuovi studenti, nuovi pazienti, dipende da che business siete. Grande Davide. Quando e come utilizzare i soldi nel conto risparmio, dove accumuli il 10% delle entrate mensili? Non si usa il conto risparmio. Caro Marco. Conto risparmio non si usa. Quando hai anche un conto investimento, usi quello. Conto risparmio ci muore col conto risparmio. È lì solo per la tua sicurezza. È un conto che non va toccato. A meno che non succeda che non lo so, una roba grave, allora attingi da quel conto. E poi cerca di risparmiare più del 10%. Vado a studiare da babbuino. Ciao B, ciao Lorenzo. Quindi se Marco, se ti interessa, io ho due conti, diciamo due, così semplifichiamo la roba. Anzi, in realtà adesso principali ne ho tre. Ok? Ho un conto risparmio dove tengo i soldi liquidi che non tocco mai o quasi mai, mai direi. E o li muovo, diciamo che non li tocco, così almeno si capisce di più. Ho un altro conto dove tengo i soldi da investire quando ci sono delle opportunità, perché la borsa crasha o qualcosa del genere. E ho i soldi liquidi in un broker che vengono investiti ogni mese per la borsa. Ma i soldi che investo non sono quelli dei miei risparmi. I miei risparmi devono contenere anni del mio stile di vita e farmi vivere tranquillo, sereno, beato, che se succede qualcosa nessuno mi rompe i coglioni, poi io posso andare avanti anni senza rendere conto a nessuno. Domande? Anche il risparmio, ragazzi, occhio alla vita YOLO, soprattutto le persone che hanno un'illusione che la loro vita, siccome guadagnano
con magari metodi o truffaldini o troppo escamotage o quelle robe lì, trucchetti così, occhio, perché oggi ce l'avete, domani magari non ce l'avete più. Beh, come mai usate landing lunghissime? Perché la landing, per il pubblico che abbiamo, va letta. E quindi le persone se la leggono e poi decidono se acquistare o no. Chi non la legge chiama il numero. Però chi la vuole leggere ed è scettico e non vuole parlare col venditore perché è addirittura così scettico che non chiama, legge la pagina lunga. No, 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 Gianfranco, tu ti snervi, attenzione a non confonderci. Sai perché Sam Homes non pubblica più contenuti? Perché non gliene frega più un cazzo di niente di quello che fa. Piccone, come mettersi via i primi 100k? Avevo fatto un video dedicato a questa roba. Se sei mentecatto, c'hai il video. Perché poi live, sai che li abbiamo tolti da YouTube, li abbiamo messi a pagamento. Se sei mentecatto, c'è proprio un video dedicato ai 100k. Quanto ti rende la borsa al mese? Ma secondo te un rendimento si calcola mensilmente? Ma stiamo scherzando, ragazzi, non esiste il mese. Anche qui, se aveste seguito il mio webinar, vi dovete staccare da sta roba qua del mese. Bisogna ragionare sull'anno o al massimo a 3-4 mesi, non al mese. Anche cioè, quanto guadagni al mese? Non è il mese, cioè è fuorviante. Comunque dall'anno scorso ho fatto più del 18%. Purtroppo non ci ho messo molti soldi, me ne pento. Però sono partito piano, adesso ci vado pesante. Te capi Gianfranco, te magari ti dà fastidio, compri subito o non compri, capito? Però mediamente funziona. Quale dovrebbe essere l'obiettivo dopo i 100k secondo te? Puoi anche andare diretto ai 500 o passi per i 250. Sì, lo so, faccio trading anche io. No, io non faccio trading. Per quello, io non faccio trading. So neanche da dove si comincia a fare trading. Michele Taverna, ti sei babbuinizzato o cosa? Ho appena comprato Infomarketing per babbuini. Grande Gianmarco, fate come Gianmarco, siate saggi, intelligenti. Bene, bene Michele, mi è arrivata la palestra in casa, sto pompando. Oggi ho fatto petto dopo un bel po' e dorso ero già riuscito a farlo. Adesso mi arriva la panca, il rack è già arrivato, c'ho 300 e passa chili di piastre. Possiamo farci di quei deadlift. Signor. Tre domande. Come sono stracco. Oggi mi hanno dato i nuovi apparecchi di Invisalign. Egon ti ha conteggiato, ha lanciato un trend. Egon ti ha conteggiato, ha lanciato un. Non ho capito. Ah, no, ma ho comprato qua negli Emirati. Quanto tempo ci hai a passare da 100k a 500k? Che consigli senti di darmi? Grazie, B. Allora, Antonino, intendi forse quanto ci ho messo io? Allora, la risposta è molto poco, però detta così non vuol dire niente. Mentalmente molto più. I primi 100k sono importanti anche a livello mentale. Dipende in che traiettoria sei, in che business sei. Io posso avere botte di 500k, faccio un lancio, se faccio 700k, cioè, capisci? Lascia perdere adesso, ok? Tu dici allora. Diciamo che se tu hai un income fisso, ci metti matematicamente quello che ci metti. Il fatto, il motivo per cui poi insegno online marketing è che tu dovrai trovare il modo tuo chi per te di lavorare di più, cioè scusami, di guadagnare di più. Perché è lì che ti rendi conto. Avere anche un obiettivo monetario ti fa ragionare sulla vera matematica. Perché se tu guadagni 3.000 euro al mese per metterti via 100k ci metti un sacco di tempo, per mettertene via 500 o riduci le spese o aumenti i guadagni o fai tutte e due. Perciò quello che faccio io, i miei risultati, non so poi quanto.
dove trovi prodotti high ticket per l'affiliate mercato italiano, su Google. Hai un personal trainer? No. Dan sta bene, polemica è andata a finire bene, ognuno è tornato a fare il proprio lavoro. Fine. Cosa ne pensi del dropshipping? Cosa ne penso? Mi erano sempre macchiati gli Invisalign. Dove trovare la motivazione per continuare a lavorare? Ti motivano solo i soldi o c'è altro? Ma no, non sono i soldi, cioè io di soldi ne ho abbastanza per stare molto 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 bene. Cioè se alcuni, tipo su Instagram, che sono tutti strafighi o strafighe, avessero i miei soldi, cioè ti farebbero vedere il jet privato d'oro con i diamanti dentro, cioè se la guardiamo in scala, no? Mi piace monetizzare, investire, creare, e fondamentalmente l'insegnamento mi piace. Ho trovato il modo di farmi pagare tantissimo per insegnare. Le mie informazioni sono molto apprezzate dal mercato ed è interessante questo. Se intendi il lato economico, è costruire un qualcosa di molto ma molto più grosso, che mi dia una prosperità e una sicurezza molto ma molto più potente di quella che ho adesso. Ah, ho capito. Ho capito, Michele. Quando mi alleno con l'aiuto dei video su YouTube, ogni 5 minuti mi viene una tua sponsorizzata. Passa a premium, io c'ho il premium, non vedo lo sponsorizzato, è una cosa che vi consiglio. Ciao Big, dalla tua conoscenza di varie nicchie, quella dell'insegnamento dell'inglese per bimbi piccoli può essere profittevole. Dipende come l'approcci, bimbi piccoli non è proprio il tuo target. In certi contesti è meglio delegare anche i contenuti per erogare l'info marketing. Non si fa, ragazzi, non si eroga l'info marketing. Potete per favore prendere il corso Info Marketing per Babbuini? Io lo sto dicendo per voi. So che suona magari arrogante, però è così. L'info marketing non è una cosa, è un processo. Ed è il processo di monetizzazione e vendita delle informazioni. Vi posso assicurare che non è una cosa, ve lo giuro. Cioè, non lo è. Se tu mi dici se qualcun altro oltre a te può produrre le informazioni che poi l'azienda vende, o anche tu vendi, assolutamente sì, in certe circostanze. Peraltro nel corso è spiegato anche in quali circostanze. Bigone, è sempre meglio essere esclusivi, nel senso essere molto specifici verso i potenziali clienti quando si vede qualcosa, anche se sei poco conosciuto. All'inizio è una necessità, poi diventerai all'interno sempre della tua cerchia più inclusivo nell'esclusività. Adesso ti spiego cosa vuol dire perché è seria la roba. Allora, scusate che fa caldo. Io peraltro ho una voglia di pasta che è una roba imponente. La pasta, donna, sarà, no, secondo me dorme, donna. A volte ci facciamo una pasta. Amo, se mi stai guardando, ti va una pasta? Io ho famina di pasta. Vedere, se vado lì e sta dormendo, mi ammazza. Stamattina mi ha fatto un culo alle 6 del mattino. Ero ancora qui. Io non dormo la notte. È venuta qui. Allora, Fabio, mettiamo che tu faccia qualunque cosa fai all'inizio. Focus, fai una cosa. Pensa a un portafoglio di borsa. Ok, è un esempio che ti posso fare perché ho delle informazioni di chi ha dei portafogli grossi. Ok. All'inizio tu puoi anche puntare solo su una cosa. Poi, quando hai un patrimonio, eccetera, lo diversifichi, magari sempre in un settore anche, però compri varie aziende di quel settore, eccetera, eccetera, eccetera. Ho generalizzato, ma ci siamo capiti. Ciao zia. Quando consigli la vendita di informazioni, minchia, quanta roba. Dai per scontato che per fare una persona deve essere esperto in qualcosa. E per esserlo bisogna acquisire questa esperienza studiando. Ma uno che inizia da zero, soprattutto se è giovane, non ha nessuna skill da vendere. Quindi come consigli di iniziare a fare per poi vendere informazioni? Guarda, è spiegato nel corso, Gabriele. Allora, il problema non è... Il problema è che le persone... Esatto, cioè bisogna intendersene di qualcosa. Bisogna avere una competenza specifica, ok? Molte persone vivono un'illusione perché non ce l'hanno e sono convinti di avere. Pensate
molti consulenti di online marketing o quelli che hanno la web agency, ma ti devono dire che fanno il brand position. C'è una confusione, ovviamente, ognuno fa quel cazzo che vuole nella vita. E nel corso è spiegato come farlo, e quello che invece non va bene, quindi ovviamente tu devi intendertene di ciò che... No, che poi non è vero che tu te ne devi intendere, tu puoi prendere uno che se ne intende e tu lo vendi le informazioni, ma da qualche parte in questa catena bisogna ovviamente intendersene delle informazioni, ok? Cioè io posso essere il tuo partner nello studio di chiropratica, ma tu devi sapere come si fa la chiropratica quando arriva il paziente, Fili e Pacifico. L'errore che non bisogna fare è pensare che ci vogliano 20 anni prima di diventare esperti di qualcosa, perché vi posso assicurare con profondissima competenza che non è così. La maggior parte delle persone non studiano e non sanno come si studia, oltretutto. Oppure che bisogna avere i capelli bianchi, oppure che bisogna avere 50 anni, oppure che bisogna avere 5 lauree, oppure, ecco, quelli sono i limiti da abbattere. Da cosa sei partito all'inizio della tua carriera? Facevo il buttafuori. Grande Gabriele. Mi hanno proposto due network marketing con metodo di reclutamento online, ma non mi convince il fatto di dover fare un acquisto importante all'inizio, non vorrei che finisse come... No, se c'è un acquisto importante all'inizio non va bene. Se c'è un acquisto importante all'inizio non va bene, se è obbligatorio. E anche comunque se non lo è. Ciao Bey, come usciresti da una fase di stallo economico? Continueresti a battere sul tuo business finché la spunti oppure penseresti a diversificare? Io batterei su quello e forzerei il risparmio. Cioè ti devi mettere in una condizione di profilare i clienti, alzare i prezzi e pay yourself first. Questo per esempio è un concetto che è importantissimo. Non aspettare che ci siano i soldi, ma incamerarli. Ti faccio un esempio pratico. Questa è una roba anche che ho fatto vedere, mi ricordo, ed ha funzionato per lui a Cicchinelli, il mio CEO, a 2 anni... fa, un anno fa o quello che è. Eravamo al ristorante giapponese qua a Dubai, si chiama Ashi, quello dell'Armani, e gli ho fatto vedere come facevo io a forzare il risparmio. Quindi non sono arrivata alla vendita a 3.000 euro, gli ho detto, vedi, io ho questi 3.000 euro. Io domani... Allora, vediamo, ecco, scusate, era crollata la connessione. Allora, stavo dicendo, forzare il risparmio, forzare le entrate. Arriva una vendita, mi arriva un introito da 3.000, ok? Domani so che ho una spesa da 3.000. Cosa faccio? Prendo questi 3.000 e li trasferisco al mio conto Pila. A questo punto devo produrre un business per la spesa che devo pagare domani. La sto banalizzando, ma ci siamo capiti. Non aspetto, non pago tutti gli altri prima di pagare me. I force my savings in. Questo è solo un piccolo esempio. Da quando te ne sei andato dal mondo dei libretti che hanno... e che hanno combinato tutti o quasi a copiare tutti a barare, o quasi gente con una settimana di esperienza a fare corsi, mamma mia, succederà anche con l'online marketing. Allora Oreste, per i libretti in realtà, allora il mercato americano fa schifo, posso dire per i libretti molto meglio quello italiano, se posso essere completamente sincero, non c'è paragone. Io, ecco, per esempio, io perché ho lasciato l'insegnamento del Kindle Publishing in America? Per il motivo della LA, cioè lì non era, perché lì in realtà il valore c'era, mercato troppo incestuoso, non mi piaceva, molto più bello quello italiano per i libretti, sono sincero. In America è una tragedia, addirittura pare che il socio di Singhal, Ty Cohen, abbia scammato e abbia rubato le dashboard da Bobby Kim. Bobby Kim era l'insegnante di Jason Rothenberg. Jason Rothenberg è un ignorante che si era messo a partnership con Emeka. Emeka è un coglione che aveva comprato il mio corso e poi ha iniziato a diffamarmi. E allora poi Emeka e Jason hanno litigato. Delle cose... Mi ha contattato l'altro giorno mio studente, è stato uno dei miei primi studenti di coaching. Lui in realtà è un capitano, colonnello dell'esercito americano ad alti livelli. Infatti poi ha studiato da me e poi era andato ad Harvard, cioè non nel senso faceva i libretti, ok? Però è andato ad Harvard a prendersi un MBA, una laurea così. E ha finito di recente, mi ha contattato.
e mi fa: ascoltami, io voglio ancora fare i libretti, ma te sei in attività? Io faccio: guarda, zero, per favore. Ma mi serve un corso così, mi serve un coach. Ha detto: guarda, io non me ne occupo. E mi ha detto che praticamente mi fa: ma dovrei andare da Ty Cohen. E poi è venuto fuori anche su, no, su CoffeeZilla, quell'altro, no, Rimbambitello, però dai, simpatico, a suo modo, CoffeeZilla, che scamma. Ma live streaming, se iniziano nel lavoro di vendita di informazioni, aiuta a vendere di più, come fai tu? C'è dietro tutto un processo. Siamo nel lavoro di vendita di informazioni, certo, può aiutare, ovviamente aiuta. Quale pezzo grosso ti piacerebbe intervistare? Ma allora, non mi vengono in mente. Quindi cosa intendi per pezzo grosso? E sarebbe carino intervistare qualche, non so, Ray Dalio, queste persone qua. Ma non mi interessa per adesso. Ciao Luca, secondo la tua esperienza, che valore hanno le certificazioni Facebook, Google, chiaramente dal punto di vista della credibilità? Allora Gianluca, assolutamente nulle, la realtà è questa. Allora, se tu lavori per una azienda media, potrebbero contare, oppure se lavori in un'azienda grossa non illuminata. Perché? Perché l'azienda grossa si para il culo, dice: io ho assunto quello lì, o senti, c'ha le certificazioni, o se qualcosa va, ma cioè hanno un pezzo di carta. Ragazzi, a questo servono i pezzi di carta. Perché Google ha detto: guarda, chiunque abbia parlato con un consulente Facebook sa quanto ne sanno i consulenti Facebook. Io sfido chiunque, è una tragedia, cioè ne sanno quanto degli australopitechi. Ma sul serio, recentemente un consulente di Facebook a un mio amico gli ha creato un danno economico incredibile, che gli ha fatto modificare delle cose che sono assurde, no? Io ai miei studenti lo dico chiaramente: ragazzi, imbroccate la strategia, cioè imbroccate, avete delle strategie, quello che insegno nei corsi. Ah, ma è semplice e banale. Sì, è tutto semplice e banale. E fate le robe come ve le dico io, perché i consulenti di Facebook sono pericolosi. Ma chiusa parentesi, a livello di se sei un consulente esterno, un freelancer, niente, cioè se tu rientri nelle certificazioni ufficiali, mi hanno detto, mi hanno dato, sei pagato molto poco, per il semplice motivo che se hai bisogno di far vedere il certificato, cioè da me non vieni a lavorare se hai il certificato, tant'è vero che non accedi alle posizioni della Big Luca, dove certe posizioni pagano molto bene, pensa a quella del venditore o pensa a quanto guadagna Cecchinelli, non mi interessa niente che tu abbia la laurea e le certificazioni. A basso livello vivono, perché uno vive di questo. Cioè, se tu parli con me, Gianluca, tu non mi mandi la certificazione, tu mi fai vedere la foto o il video o lo screenshot, mi fai vedere live le tue campagne in profitto. E quando ho visto quello, non so se tu abbia un certificato o no. Non so se capisci il nesso. Se ti devi proporre tu a un'azienda e quindi sei in uno stato subordinato, forse sì, ma se becchi l'azienda sgamata, gli mandi i risultati se ce li hai. Focalizzarsi sulle persone principianti per insegnargli come portare la loro attività online non è che fattibile, o queste persone che non sanno niente online sono troppo complicate da convertire. No, vabbè. Ma che beautiful. Nel social media marketing, come si convincono le attività locali che non credono nella pubblicità online? Facendo vedere i risultati, facendo notare loro quanti soldi si stanno perdendo. Anche lì, bisognerebbe prima o poi avere dei casi studio. Uno dei problemi delle agency è che molte delle agency, ragazzi, sono in mano dei rincoglioniti. Non sto dicendo te, però. E ogni volta che dico così, poi quelli bravi mi contagio: ah, fia, è proprio vero, rovinano il mercato. Perché molte agency, così come molti consulenti, non è che c'hanno problemi di profilazione, è che non sanno che cazzo stanno facendo. Quindi, dopo un po', nessuno sta capendo niente, tu non sai neanche come vendere una cosa. E, non, ripeto, non parlo di te, ma è solo un esempio. Ragazzi, info marketing per babbuini ha dei bonus incredibili, incluso il corso di Dan Kennedy, bundle dei contratti legali, infomarketingperbabbuini.com, chiudiamo tra 8 giorni, un corso stratosferico. Sto cercando, iniziando con l'affiliate, ho preso il corso del tuo amico messinese con il nome insolito, tuttavia mi spaventa un po' il fatto che con il lato delle affiliazioni non ci sia un contratto, che tu sappia sono affidabile nei pagamenti delle commissioni. Allora Federico, su questo ti dico che non ho mai sentito nessun tipo di lamentela, quindi ad oggi non ho assolutamente notizie negative in questi termini, anzi.
Ciao B, consiglieresti informare per babbuini a un architetto? Assolutamente sì, se siete liberi professionisti dovete capire come vendere ciò che voi siete, farvi pagare di più, attrarre clienti diversi, come impostare upsell, cross-sell. Tu dici, ma io sono architetto, cosa c'entra l'upsell? No, invece c'è, ma non capisci che è un upsell, quindi come non farsi pagare all'ora, come aumentare le parcelle, è un corso stupendo, quindi sì. Walter. Bigone, io per togliermi quella cosa di spendere sono andato al centro commerciale a guardare gli iPhone nuovi con i soldi in mano e alla fine non li ho spesi più e li ho messi via. Addirittura ho fatto bene, esatto, Fabio. Questo non so se avevi visto il mio live. Io consiglio di avere, ma è per quello che dovete avere dei conti molto automatici, molto liquidi così. Se io vado, tu vai in un negozio. Vedi un computer che ti, vedi un iPhone che ti piace, lo vuoi, è bello, ma non è, è un want, non è un need, è bello, però ne potresti fare a meno. Però potresti spendere questi soldi un po' tirato. Allora la logica è che se puoi spendere soldi e essere un po' tirato, ma comunque puoi, figurati quanto puoi risparmiarle. Prendi in mano il telefono e trasferisci il numero del prezzo che vedi di quella cosa che ti stai comprando al conto risparmio e poi te ne vai sentendoti figo, ok? Intendevo che è più difficile la comunicazione one to many. Ma non sono d'accordissimo. Intervista ad Dampegna regala l'intervista che ha acquistato Online Market 2.0, troppo forte. Ci dovevo andare da Dampegna, ma poi non potevo andarci. Ho letto un'email tua che parlavi di avvocati, ma c'è pericolo di avere delle denunce da altrui mentre lavori nell'infomarketing? Se sì, quali sono i rischi? Gabriele, in qualunque business ci sono problemi legali. Qualunque business. Tu puoi comprare il corso e dire che io... non ti ho dato il corso, per esempio, okay? Oppure tu puoi prendere un corso, siccome tu credevi che io ti avrei dato la soluzione di guadagno facile, che non ti ho mai promesso, ma tu avevi capito perché dai, Big, un po' hai lasciato intendere che no, devo avere dei contratti legali, oppure così. Sinceramente, problemi, diciamo, legali mi sono capitati una volta sola, ma capitano, gente che impazzisce, ci sono anche, ragazzi, le persone impazziscono. È capitato, cioè persone che fino al giorno prima erano tranquille così, poi impazziscono, si inventano, credono, magari un giorno hanno una percezione che tu gli hai fatto qualcosa, dipende, certo. Competitor, marchi, tu per esempio riporti il brand della Big Luca International, brand protetto, è un logo protetto ed io ti faccio causa, no? Alcuni non le sanno queste cose qua, quindi ho protetto i miei marchi, per dire. Oppure i collaboratori. Ciao, sei il numero uno. Grazie, grazie. Hey Big, ora che sei ad un certo livello e hai skills in molti settori, continua ad avere un mentore da cui continuare a formarti, considerando che la dichiarazione di danni nei tuoi confronti. Certo, ma la dichiarazione di danni nei miei confronti non ha detto che io non ho. Io so di avere ancora molto da imparare, non arrivi mai a. E poi cambiano i miei mentori. Il mio mentore, uno dei miei mentori adesso è un mio amico che mi spiega della borsa perché. Lui è una persona che ha le competenze per i risultati, a parte che ha pure le lauree, però i risultati per insegnarmi quello che mi deve insegnare. E mi spiega, ed è un mio mentore oltre che essere un mio amico. Ed io sono il suo, per esempio, per l'online marketing. Abbiamo un ruolo così. Ma ho questa cosa qui con molte persone. Ragazzi, io studio da quando mi alzo, quando vado a letto. Certamente, ma cosa conta sono i risultati, grazie del. Figurati, Gianluca. Io non ho casi studio perché sto partendo ora. Lavora gratis e acquisiscili. Lasciate che babbuini vengano al big. È la via, la verità e il lucro. Cioè, big, faccio trading e allo stesso tempo mi occupo di programmazione software. Vorrei creare un software che aiuti i trader novizi e inesperti a entrare al mercato trasformando la mia strategia funzionante in software. No fuffo, guadagni facile. Consigli, premetto che ho già acquistato, metto caldo.0. Fallo. Fallo, se è una roba seria, io non mi intendo abbastanza di trading per capire se lo sia o no, calcola che una strategia più è inflazionata, mediamente meno funziona, questo lo saprai anche tu, fai il software, venderlo non sarà un problema, insomma. Se non riesci a vendere una roba ti aiuto a fare trading, ottimo corso Big, una domanda veloce, ma il done for you, ovvero tempo per denaro, come si può ottimizzare per fare web designer, considerando che un progetto può durare mesi? Regole, impostando regole, chiare aspettative, ok? E poi devi capire quante sono le ore di disturbo. Non cambia. La tecnica non cambia.
E lì molti si rendono conto in realtà che, che non va bene ciò che stanno facendo, cioè o che non possono monetizzarlo, che devono passare ad altro. Io mi vado a fare la pasta, ragazzi, ho un po' di fame. Ma sì, io faccio la pasta. Perché io sono fondamentalmente influencer, ragazzi. Però un influencer un po' con la panzetta. Allora, io vado a mettermi sulla pasta. Se mi becca donna, mi spacca. Io non faccio niente, di solito c'è la maid che fa ste robe, io sono in difficoltà. Allora, statevi buoni lì, cancel. No, no, mi si è girato il live, minchia. Non vi leggo più, scusate, non vi vedo più. Il telefono mi si è girato. Vabbè, vi saluto.